E adesso spero di non morire, ma andrò a provare questa piccolina. Che puzza! Vado, Sofì! Lui, tu lo capisci che hai rischiato di rompere il mio puff nuovo di zecca? Vabbè, non ci fa niente. Invece fa. Comunque, ciao a tutti, io sono Sofì e lui è... Presentati da solo oggi, perché non te lo meriti. Lui! E benvenuti nella nostra folle vita. Un nuovo daily vlog per raccontarvi le nostre giornate. Lui è Ray. 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 Serena. E lei, Ray. 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 Lo abbiamo perso. Lui è Ray. Il nostro nuovo cucciolo, per chi non lo sapesse. Cucciolo? Che sta ingrassando. A momenti diventerà più grande di Kira. Innanzitutto vengo in pace. Questo è un appello a tutti coloro che hanno animali in casa. Io e lui siamo disperati. Siamo due persone disperate, lui dillo. Siamo due persone disperate. La cosa sta sfuggendo di mano con Ray. Lui non sa fare i bisognini nel posto giusto. Gli abbiamo lui, cioè Ray. Gli abbiamo comprato le traversine bianche. Gli abbiamo anche spruzzato uno spray. Dicono che serva per fargli capire che debba farla lì. Ma niente ragazzi, niente. La fa ovunque, la fa ovunque. Sono esaurito, non ce la faccio più. Guardate qui, è pulitissimo. Pulitissimo, no pipì, no cacca. Mentre il resto della casa è tutto pipì e cacca ovunque. Pipì e cacca ovunque. Non ce la faccio più. Che poi, non solo questa casa è sporca, anche casa di lui. Lui la fa ovunque, tranne che nella traversina. Sofì, forse ho trovato il modo per evitare che sporchi ovunque. Riempiamo tutta casa di traversine e lasciamo solo un quadrato senza niente. E lui andrà a fare bisogno in quel quadrato. È genius. No, lui, non credo che questa sia una buona idea. Quindi se avete qualche consiglio da darci, per favore datecelo. Lui, ma che stai facendo in questa posizione? Sto pensando. E tu pensi così? È comodissimo. Ok. Schifoso di un cane, cacone e piscione. Ma no, è così dolce. Vuole scappare perché vuole andare a fare pipì. Ci penso io per te. Cannone sparare. Contro di Ray. Ray. Vieni qui. No, Ray è col team Sofì. E lui guarda cosa. Guarda cosa abbiamo per difenderci. No, 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 possiamo quello. Io direi infatti che tra Ray e Nerf vince il Nerf. Ray, che stai facendo? Non essere così dolce. Non ce la faccio, è troppo dolce. No, invece ce la posso fare. Non mi guardare, Ray, non mi guardare. È troppo dolce, non ce la faccio a sbatti col cannone spararia. Ma dai, lui è aria, non gli fai niente. Proviamoci. Girati, Ray, girati, qui nel... Se ancora non lo fate, seguite Kira e Ray su Instagram. Si chiamano Kira e Ray. Sono pucciosissimi. Si è addormentato, si è svegliato, si è addormentato. Dorme con gli occhi socchiusi? Cioè lui non dorme così, lui dorme così. Non ha più le forze per stare sveglio, guardate. Lo tengo io. E se tu lo lasci, lui cosa fa? Dai, sveglia! Oggi realizzeremo una cosa fighissima. Avete presente quando in uno dei nostri ultimi video abbiamo fatto le ciambelline minuscole? Bene, oggi faremo la pizza minuscola, la pizza più piccola al mondo. Sono super contenta e non vedo l'ora di andarla a preparare insieme. Però prima dobbiamo andare a comprare una vera pizza per poi metterla a confronto con quella piccolina e andare a casa mia perché ho lì tutti gli ingredienti. Quindi Sofì, è il momento di andare. Oh, questi occhiali, Sofia, mi vedono molto più intelligente. Ecco perché poco fa la gente ti guardava male, ora capisco. Mi scusi, signora, con questi occhiali non sembro più intelligente. Sì, grazie, arrivederci. La signora, decisa? Sì. Oh, devo dire le cose giuste. Eccomi qui con la radice quadrata della pizza che ho appena preso. Sarà veramente buonissima. My Little Topino, vuoi guidare tu? Vuoi fare in macchina con Ray? Sigla! Prego, Ray, fammi spazio, aspetta. Ok. Dalla la sua mammina. Ed eccoci qui nella stanza di lui. Cos'è questo balletto? Rifai. Con la pizza. Pupin cooking. Ispira giapponese. Viva la pappa. Basta, Sofì, basta, stai calma. Facciamo la pizza! Wow! Io adoro la pizza. Quando sento la parola pizza, mi gaso. Prima ero così, ora sono così. Ok, però calma e iniziamo. Apriamo. Oh, non volevo rompere il pacco, ma l'ho rotto.
E qui ci sono tutti gli ingredienti. Bicchierino da caffè. Sofì, aspetta, stai ferma. Faccio io che ormai sono un esperto pizzaiolo. Ok, io sono un'esperta a mangiare la pizza. Apriamo gli ingredienti. Mettiamo tutte le polverine. Ah, qui dentro. Questo sarà l'impasto. Mettiamo qui altra polvere. Lui, ma la stai mettendo tutta insieme? Sì. Ma guarda che io non credo che si faccia così. Sofì, lascia fare, sono un esperto. Andiamo a prendere dell'acqua. Lui, ma cosa stai... Lui! Sì. Cosa stai facendo? Uso sfrutto l'acqua di Ray per la nostra pizza. L'acqua di Ray? Ma tu sei serio? No, stavo scherzando, stavo andando a prendere l'acqua della bottiglia. Aiutatemi voi. E aggiungiamo l'acqua e mescoliamo. Lui, ma le dosi sono tutte sbagliate. No, fai fare. La pizza si fa col cuore, non si fa con le ricette. Io ci sto. Fa odore. A questo punto prendiamo la nostra pizza. Non fa poi un buonissimo odore. E impastiamo così. E abbiamo ottenuto il nostro panetto che andremo a schiacciare come una pizza. Così. Lui, voglio fare una cosa. Cosa? Dammela. No, Sofì, non la fare girare. Sofì, non la fare cadere a terra. Ferma. Ridai. Pizzaioli di solito no, la fanno. No, tu sei pazza. Riposa qui la pizza. Grazie, gentilissimo. Lasciamola qui a riposare. Ma come fanno? Fanno così. Facciamo la salsa. Viola. Ma che salsa è? Forse ho sbagliato bustina. Era questa di qui. Questa cos'è? Cipolla. Ok, ho trovato la salsa. Era questa qua. Fa vero odore di salsa. Com'è possibile? Wow. Fai sentire? Stava cascando tutto. Vero. Acqua. Impastiamo. Facciamo così. E andiamo a mettere la salsa. Ma sono bravissimo. Ristoranti, pizzerie, se avete bisogno di un pizzaiolo, scrivetemi. Sono disponibile. Ristoranti, pizzerie, se avete bisogno di qualcuno che mangia la pizza, scrivetemi. Sono disponibilissimo. Wow. Eccomi qui. Adesso io metterò la mozzarella. O meglio, spero che questa sia mozzarella. Andiamolo a scoprirlo. Andiamolo a scoprirlo. Ma cos'è? Disgustosa! Lui odora! Wow! Ma che cos'è? Non lo so, Sofì, dai, impasta con l'acqua e vediamo fuori cosa esce. Vediamo cosa esce fuori. Non è mozzarella. No, non sembra proprio mozzarella. Forse è il salame piccante. Non lo so, Sofì, ma io lo lascerei perdere. Proviamo qualche altra bustina per scoprire qual è la mozzarella. Cos'è? Cosa hai trovato? Sembra cibo per cani. Sono palline di cosa? Vabbè, ti metto. Aspettiamo che le campane smettano di suonare. Procedo mettendo queste palline di piselli, non so cosa sia, vabbè. Lui, credo finalmente di aver trovato la mozzarella. Però non posso metterla dopo le verdure. Vabbè, fa niente. Ecco qui la mozzarella. Un po' qua. Da vedere è bellissima, però l'odore non è tanto buono. Già. Ed eccoci qui con la pizza vera. È la pizza più piccola del mondo. Andiamola a provare. Già so che faranno entrambe troppo schifo. Perché questa è una pizza vera, sì, ma è surgelata ed è cruda. E questa non ho idea di cosa sia, ma fa una puzza. Ok, andiamola a provare. Non è male, è semplicemente fredda. Ok, adesso spero di non morire, ma andrò a provare questa piccolina. Ho paura, che puzza. Lui, se vuoi puoi anche non farlo, non ti preoccupare. La provi tu, ok? No. Vado, Sofì. Era l'acqua di Ray. Ma mi fa troppo schifo tutto, basta. Che aiutami, che devo fare con questa? Dove la metto? Ho troppo ridere. No, non ti aiuto. Come stai? Tutto a posto? Sono davvero super nauseato. È stato tremendo. Ma comunque l'avventura di oggi si conclude qua. Iscrivetevi per entrare a far parte anche voi del team Trote. Cliccate il video che vi sta per comparire, che sarebbe l'avventura di ieri. Noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao. Avete presente uno dei... Riproviamoci!